Cosa, Crucco, cosa? Che c'è? Guarda lì davanti! Oh, sciamoletto, ma quella è una nuvola gigante! Ma che cazzo sta accadendo? È nuvola! Troppo, è vero, è troppo grossa. Porca è rossa miseria. Poi! Aspetta, ma... Guarda la base, ma che cacchio accade alla base? Oh, sciamoletto! Ma che cos'è? Non lo so, Crucco, andiamola subito a scoprire! Sì. Oh mio Dio! Ma è enorme! Ma oh, che cavolo! Che cacchio è? Non lo so! Roba di alieni! Mi sto cagando! Gli alieni sono arrivati! Mi sto cagando addosso, aspetta. Tappa delle chiappe. Oh, sciaboletta, aspetta. Oh mio Dio. Ma cos'è? Sembra una sorta di pozzo enorme. Guarda qua sotto, non c'è una fine. Sembra un'altra dimensione. Ma che cacchio mi significa tutto questo? Un portale, dici? Un portale per cosa? Per dove, scusa? E che ne so io? Oh, cosa? Aspetta, che cacchio è quella cosa? Oh mio Dio, ma è una tizia. Oh, una tizia che vola. Cosa? Come è possibile? Vedi, gli alieni esistono. Gli alieni? Aspetta, è uscito da qua dentro? Oddio. Sì. Ah! Wow, alieni? Ma mi sembro un alieno io, scusatemi. Oddio, sì. Ma che mostro esuberante sei. Oddio. Ehi, era meglio dire... cosa mi offende? Era meglio dire alieno, infatti. Ah, alien. Vabbè, comunque, che cacchio alieno vuoi? Anche alieno mi offende. Cosa sei venuto a fare qua? Oddio, andiamo... c'è Elox! Elox! Sì. Oddio, guarda. Ciao, ragazzi. C'è un cacchio lì. Ma non lo so, sì. Ma cosa sei tu? Sono un demone, è ovvio. Oh, che figo, un demone, è vero. Ho sempre voluto incontrarne uno dal vivo. Ciao. Ciao. Okay. Che cosa sei venuto a fare qui da noi? Ah, niente, per divertirmi un po', sai. Ok, era bacilla. Sì, che figo, che figo. E come volete mi diverti? Sapere come mi diverto? Ecco. Sì. Distruggendo tutto il mondo. Cosa? C'è la mia casa lì. Cosa? Aspetta, ma... No, fermati. Oh, guarda, sta bruciando tutto. Oh, sciamolette. Cosa? Oddio. Ferma. Oddio. Oddio, no. Non va bene, ragazzi, non va bene. Elox, aspetta, magari ha bersagliato te particolarmente perché gli stai sul cavolo, forse? Mi piace il verde. Oddio, c'è il fuoco che si sta espandendo. No. Smettila. Oddio! Andiamo a chiamare Violet, così la facciamo uscire. Violet! Esci fuori di casa! Oh mio Amici! Dio, Violet! Qua c'è una festa? No, purtroppo no. Che festa? C'è qualcosa. C'è un demone. Scappa, Violet, scappa! Aiuto, la mia casa! Oh, no. Perro! Ho trovato forse un modo per sconfiggerla. A spegnere il fuoco. È impossibile, Elox, mio Dio. Ormai le nostre case, i tetti sono distrutti. Ma non è che sono fatti in concreto. Però se continuo a spaccarli così è un problema. Crucco, sbrighiamoci. Dai, prima che vieni qua a casa. Sì, ok, eccomi, ci sono. Oddio, qui. Ci siete? Siete tutti? Venite, sbrigatevi. Sì. Qui dietro, qui. Ah, ok. Cosa c'è qua? Prendetemi una testa. Oh, ma che arma è? Laser pistol? Sì. E pensi che funzioni questa? No. Come no? Aspetta. Non lo so, un demone non l'ho mai visto in vita mia. Ok, va bene, speriamo che la riesca a distruggere. Eccola. No, guardami. Guardami. Dove sta andando? Sta scappando. Cosa? Oh, evidentemente... Il laser gli fa qualcosa. Buono, Crucco, buono a sapersi. Ok, va bene. Spiegarci allora dove sta andando. No, oddio, penso che sia andato verso il regno di Super Mario, Crucco. No, vabbè, voi seguitela, noi cerchiamo di sistemare le cose qui. Sì, Ok. Andiamo. Sì. Oh, no. Ok, ci siamo, Crucco. Sì. Penso che sia andato verso questo posto. Vedi qualcosa? No, ancora no. Aspetta, al momento no. Oddio, ho sentito un urla. Vieni, sbrigati. Dove sei, Crucco? Ok, volevo prendere l'high ground io. Ma che high ground? Non siamo su Fortnite. Ok, dove, che cosa? Tu la vedi? No. Eh? Oh, lì, Crucco! Arrivo. Andiamo a salvare. Oh, i poveri Todd. No! Oh, cavolo! Oh, sciabolette, mannaggia, questo demone. Ragazzi! Fatele via, fuori alle scatole, vai. Spara, Crucco, spara, tutto a posto, voi, Todd. Oh, cavolo, allontanatevi da qua, no, allontanatevi. Scappate, andate via. Ehi,
poi e poi è stato pieno di legno. No, no! Smettila tu, lurida racchia. Oh, sciabolette. Devi raggiungerla. Ah, Crucco, ma non... Ah, ok, ora riesco a ricaricare. Sì, 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 no, vai, tutto a posto. Buttati. Oddio. Ok, Crucco, come risaliamo? Aspetta. Oh, sciabolette. Aspetta. Ma che cavolo? Dovrebbe esserci da qualche parte delle scale. Ma no, è impossibile. Ma davvero non c'è un modo. Aspetta, oh, essere qui. Dici? Ok. Aspetta, tu la vedi più? Dove è andata? Vedo da per di là, ho visto. Oh, cavolo, ho sparato. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. C'è una scala? Mannaggia, mannaggia. Ok, sì, lì, 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 c'è una scala. Ah, eccola, andiamo. Sì, ci dobbiamo muovere. Dai, 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 dai. Oh, 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 era qua, è qua. Scappa. No, 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 così sta distruggendo tutto però, porca miseria. Oh, là dietro, là dietro, c'è un lanciafiamme in bocca. Lanciafiamme in bocca, oddio santo. Via, vattene via, tu, lurida. Che coglioni, mamma mia. Oh no, 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 il campanile. Oh cavolo. Oh cavolo. Vai, ah, basta, vattene via, via. Vai, Crucco, comunque gli diamo fastidio effettivamente, perché se ne scappa ogni volta. Quindi gli spara le. Dove è andata? Dove sta andando? Non lo so, sta andando in giro a rompere le scatole a tutti quanti, porca miseria. Ok. Eccola, lì, 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 lì. Oddio. Aia, l'ho preso. Mannaggia. Vattene via, da dove sei arrivata, stupida. Dove sta andando? Non lo so. Sulla sfera. Verso lì, sono a forma di sfera. Ok. Dove, cosa sta facendo? Oddio, che piani ha? Non ho idea. È entrata dentro l'isola. Cosa? C'è un buco. Non lo so, non ci sono mai stato io lì. Mannaggia, dovevamo prenderci delle barche. Una barca, infatti. Oh, sciabolette, ci metteremo un sacco. Ok, magari arriviamo. Ok, ci siamo. Ok, aspetta, dove si è infilata? Attenzione. Qua. C'è una trapdoor qua, Crucco. E scendiamo allora. Oh mio Dio, che paura. Oh no, 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 aspetta. Ok. C'è nessuno là, demone, senti, sono arrivato qua giusto per amicizia. Eccola. Ancora. Senti, ancora hai voglia di distruggere tutto? Beh, è divertente, non potete negarlo. Cosa? Anche se state divertendo a disturbarmi. Ci stiamo divertendo a disturbarti perché non è giusto che stai distruggendo il nostro mondo. Ci stai facendo tutti quanti fuori, le nostre case. Diciamo, le nostre case sono bruciate tutte per colpa tua. Ecco. Oh, poverini, ma dai, ne rifarete altre, tanto erano pure brutte. Ma vale pure solo a fare questo casino. Già, vabbè, comunque, fatto sta che mi avete già annoiato. Oh no. Oh no. Oh no. Vabbè, ti vuoi anche fermare adesso? Mi devo fermare. Ma no, aspetta, i bubutini. Ciao, ciao. Cosa? Ciao. No, 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 Crucco, Crucco, sali. No, aspetta, le scale. No. Mannaggia lei. Ciao. Niente. Cacchio. No, Crucco, quasi sta. Dobbiamo uscire fuori. Dobbiamo uscire fuori perché altrimenti qua rimaniamo chiusi. Sbrighiamoci, sbrighiamoci. Non ce la faccio più. Oddio. Oddio, oddio, oddio. Manca poco, manca poco. Corri, sali, sali. Corri, sali. Ok, tiriamo. Andiamo. Ok, ci siamo. Eccoci qua. Ok. Dov'è? Non c'è più, Crucco. Mi sa che è ritornata di nuovo al punto di prima. A casa? Sì. Oh, sciabolette. Aspetta, dice quello dietro, c'è sto un jet ski. Sì, andiamo a prendere quel jet ski, così ce ne andiamo a casa. Ok, ci siamo. E andiamo. Vai, corri. Ok, verso quindi questo lato. Sì. Ok, ci siamo, ottimo. Ok, perfetto. Oh, mamma mia. Non so come farla fuori di questa tipa. Non lo so neanch'io, Crucco, non so neanch'io come riusciremo a farlo, onestamente. Però dobbiamo farcela, in qualche dobbiamo modo. Dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo portarla via, perché questa qua ci sta facendo davvero troppi problemi, mamma dobbiamo mia. Dobbiamo ributtarla nel portale e distruggerlo. Sì, è vero, o non lo so, forse affrontarla del tutto, non lo so, non ho la più pallida. Ma questi termini sembra sì, gli danno fastidio, ma non gli fanno niente. È vero, proprio non gli fanno nulla, gli danno fastidio, forse perché fanno troppo rumore per la luce. Cacchio, guarda casa mia, porca miseria. Dai, mannaggia, ci metterò un delirio a far rifarla adesso. Ragazzi, Lox, abbiamo spento tutte le fiamme, ma è tornata. Lo sapevo, io lo sapevo. Che noi abbiamo provato a fermarla, però lei è troppo forte. Non gli fa nulla, queste cacchie di pistole gli fanno niente, Crucco. Ah, che ti devo dire? Io non ho armi antidemoni. Oddio, mannaggia questa. Ma dove sei? In fungo. Era dalle api. Era dalle api. Ah no, è di quelli dietro. Ah, ok. Allora. Sono andata contro
Dio, guarda pure la casa di Zoe, appena lo scopre Zoe, mamma mia, si incavola con me. Quella sta a casa mia, ferma, maledetta. Ah, portiamola verso il pozzo. Vai. Oppure possiamo andare andiamo verso il pozzo magari, andiamo verso il pozzo. Lasciamolo distruggerlo magari. Beh, noi mentre tu stai a distruggere qua, noi andiamo verso il pozzo. Ciao! E la facciamo esplodere. Andiamo a far esplodere quel cavolo di pozzo, così questo è quello che ti meriti. Già. No, Karin, mi sa che non avete ben capito contro chi vi state mettendo. Dove? Non la vattene. Dove è andata? Ma non andrò. Io non andrò sul pozzo quando finiremo. No, è entrata dentro il portale. Chiudiamolo. No. Buttiamo l'acqua dentro. Penso Alex che non abbia tanto senso. Cioè, sarà il Nether lì sotto sicuramente. Ok. E che facciamo? Dobbiamo entrare dentro il portale, ragazzi. Sei matto? Ma come? Ah, sentite, andiamo dentro il portale. Magari, non lo so, c'è suo padre che è una bambina viziata. Possiamo parlare con loro. Non è la prima volta che accade una cosa del genere, se ci pensate. Secondo me ci ammazzano a tutti. Ma penso che non è così. Dai, forza, entriamo dentro il portale, ok? Carambola! Ma hai detto, Dio! Ok, va, mi butto pure io. Vai, Ruffa! Vai, ok! Oh, cavolo, ok, va bene. Vado pure io. Ragazzi! Ecco di Cucco. Lox. Dove sei? Okay. Sono dietro il coso rosso. Ah, ok, perfetto. Oddio, siamo usciti da questa cosa? Ok. Sì. Dov'è cavolo ci troviamo? Aspetta, le armi, Cucco, non ce le abbiamo. Cosa? Oh, cavolo. Le armi, ora come facciamo? Oh mio Dio, vabbè, sentiamo, senti, andiamo sopra. Gesù santo, ma che posto è questo? Ma quello è il suo castello, non penso. Oh, beh, mio Dio. Assumiamo un castello, quindi torniamo a casa. No, Violet, dobbiamo andare a salvare. Dobbiamo andare a salvare nessuno. Dobbiamo andare solamente a parlare con la tizia gentilmente, ragazzi, e andargli a chiedere se per favore non ci distrugge il Guarda, nostro mondo. Senza le armi non so quante possibilità avremo. No, dai, avremo le possibilità. Forza, andiamo lì. Eccola là. Ma sta dormendo? Ma che sta facendo? Appunto, meglio che ce ne andiamo. Scusa, tu? Aia, ehi. Salve. Ma ciao. Oh, poverini. Siete davvero venuti qua nella mia terra, diciamo. Sì, perché volevamo chiederle una cosa. Se è possibile, magari, che non ci venga più a rompere le scatole nel nostro mondo distruggendo tutto. Che ne dice? Ecco. Beh, capisco. Va bene, allora non verrò più nel vostro mondo. Ah, facile, non l'aspettavo. Però, cioè, non è che una cosa può essere risolta così, quindi... Alex! Oddio, ma che cosa hai fatto ai miei amici? Dove li hai fatti scomparire? Questo è molto semplice. Cioè, semplicemente nelle celle, no? E tu invece a quanto pare sei il capo villaggio, quindi possiamo parlare, ecco, da capo a capo. Io non sono nettamente il capo villaggio, però posso... Oddio, senti, che cosa hai intenzione di fare? Per favore, libera i miei amici e non venire più nel nostro mondo, per favore, ti scongiuro, te lo chiedo per favore. Non penso di liberarli, visto che mi è stato mancato di rispetto. E siete arrivati pure nella mia terra. No. Non va bene come cosa. Senti, vieni, ti faccio fare un giro. Oh, ok. Come vedi, bene. Questo qua comunque è la mia sala del trono. Sì. Perché appunto gli inferi sono miei, ecco. Mm-hmm. Anche se è un po' noioso lavorarci qua da sola, dover regnare tutto. Sì, ok, ho un sacco di potere, ma... Ecco, sarebbe bello anche dividerlo con qualcuno, se capisci cosa intendo. Non penso, perché io onestamente ho i miei impegni nel mio mondo, sai com'è. Dove stanno tipo le celle dove tu racchiuso i miei amici? Oh, le celle, certo. Ma ti sembro stupida? No, sembri molto intelligente, anzi, quindi... Ecco. Ti sto dicendo, andiamo qua, praticamente qua c'è un bel tempio che è molto importante per l'inferi. Ah, sì. Che stai a
aspettando. Niente, niente, assolutamente ti sto seguendo. Scusami, ma in questo tempio, ma tu sei quindi sei da sola qua, in questo, in questi inferi? Ovvio che no, ma ti pare? Ah, ok, quindi chi c'è? Ci stanno varie città, ovviamente questa è la zona, diciamo, reale. Poi ci stanno, ci sta la varia schiavitù, perché comunque siamo negli inferi e quindi ho bisogno di gente che lavora per me. Perché ho, comunque anche io ho bisogno di soddisfare i miei bisogni. E chi è quel tizio? Ecco, come vedi, questo è un monumento molto importante della persona, anzi del demone che ha realizzato tutto. Ok, senti, non mi importa, portami dei miei amici, per favore, voglio salvarli, riportami dei miei amici. Senti, io sinceramente non salto a queste conclusioni, ma dovremmo fare un patto. Bene, adesso devi battere questo golem se vuoi rivedere i tuoi amici. Cosa? Ma è enorme! Oh! E da dove spara fuoco sto tizio? Ma io non saperlo. Dai, sbrigati! Cosa? Aspetta, ma è complicato! Gesù santo, poi mi hai dato solamente... Ah! Oddio! Oh, lo faccio fuori, lo faccio fuori! Mannaggia, muori! Muori, mutante, muori! Oddio! Oh, cacchio, ma quanto è complicato! Oddio, vabbè, tanto io ho distrutto molti demoni, quindi tu non sei nulla in confronto, hai capito, stupido? Ah! Stupido mutante, ti fa ridere questa cosa, eh? A me fa molto ridere, come no. Scena. Oddio, oddio, manca poco e muoio. Oh, sono morto. È morto lui, ossia! Te l'ho fatto vedere, l'ho distrutto. Vabbè, dai, era tra i più scarsi che ci stanno qua, va bene, ci sta, bravo. Cosa? Va bene. Mi fai rivedere, per favore, i miei amici? Certo, andiamoli a vedere. Dove siamo? Beh, stiamo andando a vedere i tuoi amici, giusto? Ah, ok, sì. Oh mio Dio, ma dove cavolo si trovano? Ma che posto è questo? Stiamo andando sottoterra? Sì, stiamo andando dove stanno le celle. Ah, ok. Oh, fico. Ma scusa, ma tu puoi volare? Perché usi le scale? Ah, ma perché non ti riguardano? Ok, scusami. Ok, va bene. Beh, che cosa, come, chi è che mi... No, io non vado di... No, beh, io mi sfracello, io non posso scendere. Mi sfracello, non posso buttarmi. Ma dai, ma quanto stai piangendo, basta. Ok, c'è lo slime, ok. Ehi. Oh, Loco! Ragazzi, Lox, sei qua! Dove è Violet? Qui! È lì, a fianco là! Ok! Oddio! Ragazzi, no! Ok, bene! Ora, liberati! No, noi, il nostro patto era rivederli, mica liberarli! E cosa vuoi per liberarli, allora? Aiuto! Beh, ti avevo detto che mi serve un principe, giusto? Oh no! Nadri, non farlo! Va bene, senti, ok, sarò il tuo principe, però tu portali via da qua, ok? Molto bene. Allora... Ma ti ho detto di no! No! Bene, li ho rispediti! Li ho rispediti da dove arrivavano. Ok, e io? Ora, come... Tu regnerai con me per sempre. Oh no! Mi raccomando, ragazzi, per altre nostre avventure non dimenticate di guardare questi altri video e iscrivetevi. Ciao ciao! Ciao! Ciao.